Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video. Era ovvio che il nuovo GS si deve battere contro le sue rivali più grandi, ma non era scontato che ce la facessimo a farvi il confronto a metà novembre. Il confronto con la multistrada è già online. Adesso tocca alla KTM 1290 Super Adventure S a difendersi contro la nuova Bavarese. Scusate la mano in tasca ma fa davvero freddo, siamo già a metà novembre, è già quasi inverno, ma non potevamo rinunciare a questo confronto tra il nuovo GS e la 1290 Super Adventure. Iniziamo subito con i motori, il cuore di ogni moto. Abbiamo un motore da 1300 cc e 1301 cc. Entrambe sono moto bicilindriche, la KTM monta un V2 e il GS ovviamente il boxer. Entrambe hanno una coppia folle e sono davvero molto divertenti, nonostante il freddo. Adesso avrei mentito se avessi detto: no, che palle, sto confronto, in realtà preferivo rimanere in ufficio al caldo. Sì, fa freddo, ma la voglia di andare in moto non muore mai. Entrambe le moto hanno una gran coppia. Già a leggere la scheda tecnica non si capisce, ma provocano le stesse sensazioni nei piloti che la guidano? Se vi interessa la risposta a questa domanda non perdetevi il video. Sì, in effetti, seppure abbiano motori simili e lo stesso numero di cilindri, le emozioni provate sono diverse. La KTM ha 15 cavalli in più, ma un po' meno coppia. Ciò nonostante, rimango sempre a bocca aperta quando la guido. La coppia ai bassi e medi giri è davvero assurda. In realtà, ciò che mi stupisce ancora di più... E' con quanta facilità la si può guidare nonostante montasse un gigantesco motore da 1300 cc. C'è da dire che ha anche merito dell'elettronica e la sua taratura fantastica. La KTM è davvero divertente, sia guidandola ai bassi giri ma anche strozzandola agli alti. Una vera goduria. Anche il GS ci diverte in tutti i regimi, bassi, medi e anche alti soprattutto rispetto al vecchio GS che offriva una gran coppia ai bassi ma non aveva senso, ovvero non era gratificante tirarlo su di giri per la mancanza di coppia agli alti. Ai bassi spingeva un sacco ma poi ti toccava salire di marcia a 5000 giri. Adesso il GS è meno scorbutico ai bassi giri e più adatto a una guida tranquilla finché si rimane sotto i 5000 giri. La botta di coppia si ha un po' più tardi rispetto al vecchio GS. E di conseguenza il nuovo GS si avvicina molto alla caratteristica della KTM Super Adventure. Si ha sempre un ottimo controllo della moto. Il motore della KTM è un po' più grezzo e soprattutto dai medi giri si sentono delle vibrazioni, ma il motore spinge e come? Sia nei medi che negli alti giri. Meno male che c'è l'elettronica, se no sarebbe davvero pericolosa. In ogni caso, il pilota su entrambe le moto si sente di avere le moto sotto controllo grazie all'ottima elettronica. L'ergonomia della KTM 1290 è molto tipica per le enduro stradali, si ha una posizione abbastanza alta, la sella può essere impostata o a un'altezza di 869 mm o di 849 mm. Il GS ha un'altezza di sella non regolabile di 850 mm che può essere modificato solo acquistando una delle varie selle optional con o senza riscaldamento. La KTM ha il manubrio posizionato più in basso rispetto al GS, che le dona un'agilità enorme. Il nuovo GS è un vero GS, seppure molto più sportivo rispetto al modello precedente. Devo dire che preferisco il nuovo GS per la sua posizione di guida che già nel modello precedente ha immediatamente conferito sicurezza, tranquillità, stabilità e divertimento. Quindi lo preferisco alla KTM. Lo stesso vale anche per la KTM, che però non vuole accontentare tutti. L'ergonomia è diversa, è, è più grezza e lo si vede. Guardate il serbatoio largo, la fronte più alta, ti ci siedi e capisci perché si chiama Super Adventure e non solo Adventure. È molto grande, seppure a livello di peso non cambi tanto. Il GS invece vuole accontentare tutti: quelli che la portano a fare la spesa, al bar, al lavoro, al Polo Nord, a fare le uscite domenicali. Tutti, e ciò si nota: con la sua nuova forma è più bassa e più snella. Non appare come una moto grandissima, e soprattutto a basse velocità o invertendo marcia, il baricentro basso dovuto al boxer è molto piacevole. Come già menzionato, il GS incorpora perfettamente il sedersi, sentirsi a proprio agio, partire e andare veloci senza impegno. Il K invece richiede più impegno per guidarlo velocemente. Ha un'apparenza più massiccia, vibra di più, è facilmente gestibile ma non troppo. Il GS invece è facilmente gestibile senza impegno alcuno e ciò si potrebbe criticare dicendo che è una moto priva di carattere. Il boxer è rimasto un vero boxer con le dovute vibrazioni. Per quanto riguarda il sound abbiamo constatato che a motore freddo fa dei rumori molto meccanici e si sente un certo ronzio. Abbiamo letto i commenti negativi a riguardo nei social dove abbiamo postato questo video. E vi possiamo dire che solo a motore freddo si sente questo ronzio Poi fa i dovuti rumori da motore boxer Seppure un po' meno rispetto al vecchio GS Secondo me entrambe sono delle enduro stradali Ma il GS è più agile e si butta in curva più prontamente rispetto alla 1290 Ma questo credo sia dovuto al fatto che la KTM viene venduta di serie con il Mitas Terra Force R, che pur non essendo una scarsa gomma, non è la più agile. Con un'altra gomma, anche il 1290 dovrebbe raggiungere i livelli di agilità del GS. L'anno prossimo, facendo diverse prove, magari montiamo la stessa gomma su tutte le moto e poi ve lo diremo. Il GS è molto agile per due motivi: ha un baricentro molto basso grazie al boxer e monta il sistema Telelever Pro, che secondo me però non ha solo vantaggi. Sì, da un lato il sistema comporta una grande stabilità, dall'altro invece causa una disconnessione dalla strada che lascia il pilota a desiderare più feedback dalla ruota anteriore. Anche la KTM ha una funzione anti-dive simile a quello del Telelever. Ma in realtà preferisco che la forcella affondi nelle curve. Questo mi manca un po' nel GS. Con il manubrio largo, il baricentro basso e le forme snelle è facile buttare il GS nelle curve. La KTM, soprattutto con le gomme di serie, richiede una maggior forza. Entrambi i freni sono ottimi, ma devo dire che, frenando spesso con il freno posteriore, sul GS devo essere molto più minuzioso nel dosaggio. Ciò è dovuto al sistema frenante combinato sul GS, che attiva sia il freno anteriore sia posteriore qualora si agisca su uno dei freni. Già che sto presentando le mie critiche al GS, devo dire che alcuni sistemi di assistenza non sono perfetti. L'ABS interviene troppo presto sul posteriore e anche per quanto riguarda il freno anteriore si ha un forte feedback sulla leva freno quando interviene l'ABS. Tutto ciò, secondo me, è ancora tollerabile, ma l'avviso di collisione anteriore lo spegnerei se la moto fosse mia. Il radar scannerizza la strada davanti a sé e quando crede di vedere un ostacolo ti dà un impulso spiacevole e spaventoso. Quando succede, e senza modificare le impostazioni, il freno si precarica. Ciò significa che quando si frena basta un minimo azionamento del freno per scatenare l'intera forza frenante sulle ruote. Mi è successo in curva, non stavo neanche attaccato al prossimo, quando si è attivato questo sistema dandomi questo impulso spiacevole, spaventandomi e frenandomi la moto mentre ero in piega. Anche sorpassando l'auto e un tir mi è successo che si è attivato erroneamente, dandomi un impulso molto spiacevole sui freni proprio mentre stavo sorpassando l'auto. Di conseguenza mi ha frenato la moto e per un attimo non sono riuscito a sorpassare l'auto, lasciandomi in una situazione pericolosa. Meno male che si può impostare l'avviso affinché si attivi presto, medio o tardi, o lo si può spegnere del tutto. Entrambi i freni sono della Brembo. La KTM monta un sistema da 320 mm a doppio disco con quattro pistoni radiali. Anche sul GS, adesso montano un impianto Brembo non più americano. Da 310 mm a doppio disco con quattro pistoni radiali. Sono degli ottimi freni con un piacevole dosaggio. Non ho avuto problemi a parte quelli dovuti all'elettronica. Il GS, come anche il precedente, monta una trasmissione a Cardano da sostituire a 80.000 km. Ciò sarà il caso anche per le altre moto che monteranno questo motore boxer. Abbiamo chiesto in concessionaria, la sostituzione costa circa 800 euro in materiale. Quindi in un tagliando probabilmente si paga intorno ai 1.000 euro contando le ore lavorative. In passato c'era la garanzia vita per la trasmissione, quindi non si doveva pagare né il materiale né le ore lavorative. Questo adesso è cambiato. Nei modelli GS 1200 e 1250, la sostituzione è programmata per quando si raggiungono i 60.000 km. Il costo rimarrà a carico della BMW. Ci siamo informati e prendendo una media generosa di 30.000 km per ogni cambio della trasmissione in una moto, come la Super Adventure 1290, alla fine si hanno più o meno gli stessi costi, con una differenza, la catena è da lubrificare continuamente, a meno che non si monti un sistema a parte che lubrifica automaticamente la catena. Il cardano, finché non fa problemi, lo lasci lì e ti dimentichi di lui. Parliamo anche di peso. Grazie alla nostra bilancia animale siamo in grado di fornirvi dati reali del peso di queste moto. La BMW sostiene che il peso del GS in ordine di marcia è di 237 kg. La KTM indica un peso di 243 kg per la Super Adventure 1290. Prima di svelare il peso reale, vi voglio ricordare che la BMW ha pubblicizzato il GS affermando con massimo orgoglio che il peso della moto è stato ridotto di ben 12 kg. Ma secondo noi hanno imbrogliato un po'. Il cavaletto centrale non è più una dotazione di serie. Hanno sostituito la batteria con una aglioni di litio e la capacità del serbatoio è stata diminuita di un litro. Facendo i conti abbiamo raggiunto un risparmio di 6 kg dovuti solo all'eliminazione della dotazione di serie dai che adesso vi svelo il peso reale la KTM come la si vede lì pesa 246 kg come si vede non ha montato un sistema Krapovic che avrebbe ridotto ulteriormente il peso il GS invece come lo vedete qui con Krapovic montato pesa 256 kg e mezzo quindi quasi 20 kg in più. Probabilmente nella versione nuda, e con ciò intendo senza optional, il GS pesa davvero 237 kg, ma non vedrete nessun GS senza optional. Anche il vecchio GS era più pesante del peso indicato, ma né il vecchio né il nuovo GS fanno sentire il loro peso guidandolo. Questi 10 kg in meno rispetto alla KTM devo ammettere che non li sento. Le sospensioni elettroniche funzionano bene e permettono su entrambe le moto una guida sportiva. Sul GS queste sospensioni sono un optional, sulla KTM sono una dotazione di serie. In modalità Dynamic si sentono dei movimenti nelle sospensioni del GS quando lo si guida in maniera molto sportiva. Mi augurerei qualche personalizzazione in più nel GS. Ma ciò nonostante fa molto bene il suo dovere. Le sospensioni del GS non sono troppo dure. Il nostro GS è dotato dei seguenti option: abbiamo il pacchetto Comfort, pacchetto Touring, pacchetto Dynamic, con modalità di guida Pro, cambio elettronico Pro, sospensioni elettroniche e il pacchetto Innovation con il radar anteriore e posteriore, con l'avviso di collisione, radar posteriore per l'avviso cambio corsia nello specchio e il cruise control attivo. Che è di serie sulla KTM e abbiamo anche la Headlight Pro con la luce in curva e i freni sportivi. Sul cappone si potrebbe comprare il Tech Pack molto utile a circa 1000 euro in più. Le moto, come le vedete qui, costano 24.000 euro per la KTM e 28.000 euro per il GS. Fatemi sapere quanto costa la vostra configurazione e quale moto scegliereste tra le due. Quale delle due moto sceglierei personalmente? Non lo so, il KTM è più grezzo. Direi che ha più carattere del nuovo GS. In un'analogia, definirei il KTM come la grappa del nonno, contro il GS che rispecchia più un buon whisky. Con ciò concludo il video, vi ringrazio della visione. Abbonatevi al canale, lasciate un like al cappone e al GS. Condividete il video con i vostri amici. Ciao a tutti e alla prossima!